Allora, ciao ragazzi, benvenuti a un altro unboxing clamoroso. Questa volta finalmente armato di taglierino, anche se ho paura a usarlo perché probabilmente mi ammazzo, dato che non si capisce come sia chiuso tutto. Vediamo se... Ok, no. Già finito, ce l'abbiamo fatta. La potenza del taglierino è effettivamente molto potente. Vediamo. Olè. Polletto. Addirittura in due tranche abbiamo la serie completa, una serie per veri assassinofili e non è autossessionofilia. So che mi piace molto Furuya Osamaru, però non ho ancora comprato quella sua serie lì, specie perché è Goen e Goen mi fa schifo. E questa invece è una serie della mia casa preferita, ovvero Planet Manga. Che bello! È pure imbustata. È The Killer Inside, dall'1 al 5. E poi qua chiaramente dall'1 all'11. Allora, andiamo a tenere anche qua. E poi abbiamo anche un bel po' di... Che bello il Pluriball, tanta roba, mi piace veramente troppo. Ottimo imballo, ottimo imballo. E qua appunto abbiamo dal 6 all'11. Adesso facciamo vedere tutte le copertine perché fa molto figo. Allora, poi è bello che sia tutto bello imbustato così non devo spendere i miei preziosi soldi. Allora, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8, numero 9. Numero 10, ma no, la 9 è proprio inquietante, stanno scivolando tutti. E numero 11, chissà se finirà bene, chissà, ultimo numero. Questa serie l'ho iniziata a leggere un anno fa perché mio cugino mi aveva passato il primo numero, però all'epoca era introvabile, è stato tipo di recente ristampato. E quindi, vabbè, adesso ho potuto comprarlo, però ho trovato un ottimo prezzo su Vinted e quindi, vabbè, sti cazzi, non me lo sono lasciato sfuggire. Da quello che mi ricordo è un thriller psicologico dove, appunto, The Killer Inside, il nostro protagonista, pensa di avere un assassino dentro di sé che durante la notte, durante i momenti morti, prende il sopravvento e fa delle uccisioni, compie delle cose non propriamente simpatiche. Però e tutto ciò è anche dovuto a, come dire, a una sorta di eredità paterna, a qualcosa nei geni del nostro protagonista. E, nonostante appunto ci siano tutte queste tracce di sangue, questo fil rouge che conducono all'impressione che sia effettivamente lui l'assassino, però non lo sappiamo davvero. E nel primo volume appunto pone le basi per questo dubbio che immagino verrà risolto nei numeri a venire e che soprattutto scopriremo che effettivamente non è lui il vero killer. Leggiamo anche la breve sinossi da qua dietro. È uno studente universitario come tanti, è di Urashima, Urashima Taro poi è la leggenda famosa, è importante, vuole solo godersi la vita senza troppe preoccupazioni. Misteriose amnesie però lo costringono ad affrontare ciò che da sempre li muove, quindi psicologico come proprio il maestro Yamamoto insegna. Ed è qualcosa di più pericoloso di quello che nascondiamo perfino a noi stessi. Chiaramente anche qua vorrei dire parole come tipo un thriller psicoanalitico perché va a vedere nel profondo, va a scavare nel profondo nella psicologia del nostro protagonista Eiji e vuole appunto scovare cosa c'è dietro a tutte le sue turbe, a tutti i suoi traumi. E ciò chiaramente non posso dirlo dato che non ho ancora letto l'intera opera, però verrà sviluppato andando avanti. Tutti i miei amici mi hanno sempre parlato bene e quindi l'ho voluto comprare. Questo video unboxing è molto breve, molto semplice, non prolisso perché comunque ho comprato solo questo. Quindi, allora, come al solito, lasciate un bel like, un bel commento per dire non so se vi piace la serie, se avete recuperato qualche altra serie lunga o breve, che l'è. E ecco, un'iscrizione non farebbe male, la campanellina qui da qualche parte. Quindi, ciao ragazzi!